Sentivo che mi sarebbe mancata molto anche la mia casa, con tutte le cose che mi avevano tenuto compagnia. Una volta giunti alla frontiera, ci fu da parte nostra un urlo di gioia. Non sapevamo quale sarebbe stato il nostro futuro, ma sapevamo cosa avevamo lasciato nel nostro recente passato, e ciò ci bastava. Sono partito dalla Somalia e sono arrivato a Lampedusa. È stato un lungo viaggio in cui ho rischiato la vita, ma alla fine ce l'ho fatta. Non conoscevo la strada, quindi ho pagato i trafficanti, quelli che dovrebbero aiutarti e dirti come arrivare. Ma spesso, però, non ti danno le giuste informazioni. Mi hanno portato in Libia. Ci hanno lasciato lì per 24 giorni. Ma ci hanno dato da bere e da mangiare solo per 4 di quelli. Eravamo 11 ragazzi somali e 9 sono morti. Siamo rimasti in 2. Eravamo 150 persone di paesi diversi. La maggior parte di loro è morta. Siamo partiti dalle coste della Libia per Lampedusa. La barca era a Tripoli. Si trattava di una barca di 4 metri per 45 persone. E allora lì ci siamo chiesti: siamo pronti a morire o a sopravvivere?